ragazze, quale potrebbe essere la più importante scoperta scientifica dell'anno? Un posto dove poter fare il ballo scolastico. Sbagliato. Esatto, la sala del parco marino è stata riservata da altri e ora non abbiamo un locale per il ballo. Tranquille, se ne occuperà qualcun altro. Siamo noi quel qualcun altro. Io sono la responsabile del comitato organizzativo. Beh, io sto lavorando a una formula scientifica per rendere più facili le vostre vite da sirene. Potremmo fare la festa in strada. Isoleremo le vie intorno alla scuola con dei cordoni e balleremo in strada. Chiamo il comitato. Pessima idea, vero? Che ne dite del bar? Geniale! Sarebbe più intimo rispetto a una sala conferenze. Ma c'è abbastanza spazio per ballare? Sei un genio, Lewis. Ehi! C'è la signora Chapman. Non possiamo farle un cenno? Hai intuito che eravate tristi e io l'ho percepito da lui. Un delfino che legge nel pensiero. Molte creature hanno capacità sensitive, come una specie di magia. Voglio dire, non il tipo di magia in cui scompaiono le cose. In quel caso servirebbe una bacchetta. Fortunatamente c'è una cosa chiamata scienza che ci può aiutare davvero. Lewis sta lavorando a una formula scientifica che renderà più facile le nostre vite da sirene. Non funzionerà. Beh, forse non gli permetterà di comunicare con le meduse, ma potrebbe dargli la possibilità di vivere come normali esseri umani. Per tua informazione, nessuno comunica con le meduse. Solamente le meduse. E queste ragazze non sono normali esseri umani. Sì che lo sono. Quello che gli è successo può essere magico, ma la cura sarà scientifica. E dimmi, la scienza può spiegare perché le balene cantano? Sì, sì, può. È in grado anche di dirti cosa cantano? Ad ogni modo, abbiamo un ballo da organizzare. Andiamo. Buona fortuna. Dovete promettermi di osservare una regola. Deve essere una lunga festa. Non voglio che si dica in giro che vi ho imposto il coprifuoco. Questo non sarà un problema. Bene. Allora è andata. Bella l'idea di fare il ballo qui. Già, dovrebbe essere molto più facile occuparmi delle bibite, della musica e della sicurezza. Così avrò più tempo a disposizione per organizzare il buffet e le luci. Hai molte cose da fare. Già, tutto quello che è necessario per rendere questa la migliore festa in assoluto. Niente potrà ostacolarmi. Voglio che chiunque venga si diverta come non mai. Grande. Allora, tu ci verrai? Non vedo perché non dovrei venire. Quindi ci vediamo al ballo. Succede? Perché non gli hai chiesto di accompagnarti? I ragazzi lo chiedono alle ragazze, è così che funziona. Benvenuta nel XXI secolo. E poi non ho tempo per pensare a questo. Il ballo è l'ultimo appuntamento dell'anno in cui tutta la classe starà insieme. Esatto, la cosa principale è organizzare una notte meravigliosa per tutti. Neanche Lewis te l'ha chiesto, vero? Va da Lewis e chiediglielo. Non fare lo stesso errore che ha fatto certa gente. Come se tu l'avessi mai chiesto a un ragazzo. Io lo farei. Ma siccome Jane mi ha già invitata, non posso farlo. Ma lo avrei fatto. Ciao, ragazze. Cleo sta pensando di non andare al ballo. Deve andare assolutamente, vero? Temiamo entrambe gli schizzi d'acqua. Qualche idiota porta sempre le pistole ad acqua. Ricky ha ragione, dovete assolutamente andarci. Ah, c'è una cosa che devo chiederti. Davvero? Sì, ma lo farò tra un secondo. Ora, vi ricordate la mia ricerca? Beh, voglio rivelarvi di essere molto vicino a scoprire una formula che vi renderà impermeabili. Sul serio? Così sembra. Questo significa che potrete andare al ballo senza problemi e in qualsiasi altro posto vogliate. Ma non c'era una cosa che volevi chiedermi? Oh, sì, Cleo, mi chiedevo se tu potessi darmi un tuo capello, mi serve per fare un altro test. Ai! Scusa, mi serviva un bulbo. Ciao! Ehi, bocconcino! Hai traslocato ultimamente? No. Bene, allora so dove venirti a prendere. Ha qualcosa a che vedere con il ballo, Nate? Può essere, dipende da te. Sì, sto cercando una pollastrella per il ballo. No. Bene. Ti lascio a pensarci un po'.
Ci vediamo. Sei davvero fortunata. Pollastrella. Sì, il ballo è questa sera, per cui mi serve il ghiaccio il prima possibile. Grazie. Non posso credere che te lo lasci sfuggire così. Se avesse voluto portarmi al ballo, me l'avrebbe chiesto. No, non lei. Sì, lo so che lei è più grande di me, ma mi serve solo il ghiaccio. Grazie. Inoltre, non sto lasciando sfuggire proprio niente. Non sono neanche sicura di voler andare al ballo. Ok, passerai la serata a giocare o a carte o a Monopoli. Io voglio andarci. E se Lewis non me lo chiederà, allora... Penso che dovresti dare a Lewis un'ultima possibilità. Ultima è la parola chiave. Leo, ciao! Lewis, senti, c'è qualcos'altro che volevi chiedermi? Sì, a dire il vero c'è. Davvero? E cosa vuoi chiedermi? Beh, era un po' imbarazzante chiedertelo davanti alle altre ragazze, ma... Vuole avere un campione del mio cerume. Bene. Non fare prigionieri. Nate, io mi stavo chiedendo se per caso ti andava ancora di venire al ballo con me. Certo. Ehi, mettiti qualcosa di corto e di attillato. Wow, sì! Qualcosa di corto e di attillato. Siamo abbastanza coperte? Certo, neanche un minuscolo spruzzo d'acqua riuscirà a sfiorarci la pelle. Sembriamo delle tardone? No, affatto. Impossibile, assolutamente no. Stiamo bene. Sembriamo delle tardone. Allora, hai deciso di venire? Beh, sono l'organizzatrice del ballo. La responsabilità è mia. Siete tutte qui? Fantastico! Non abbiamo garze con noi, Lewis. No, non mi servono altri campioni. La mia ricerca è finalmente terminata. Cleo! Non ci serve il deodorante, Lewis. Non lo è! Ho sviluppato un composto chimico derivato dal teflon che, una volta in contatto con la pelle, resiste all'umidità. Vuoi dire che ci renderà impermeabili? Ne sei sicuro? No, non lo sono. Però questo è pieno d'acqua. Lewis, ho già messo il mio asciugamano in borsa. Meglio se ti prepari a prendermi quando mi spunterà la coda. Tu per caso vedi una coda? Non dobbiamo più temere gli schizzi d'acqua. Questo significa che possiamo vestirci come vogliamo? Sì! Il ballo. Che ne pensi? Sembra essere un complimento quello. Cleo, mi dispiace tanto. Io sono stato preso dalla mia ricerca. Non ho pensato, non ho realizzato che il ballo fosse imminente. Ma visto che ti sei messa il vestito, pensavo che forse tu ed io potremmo... Beh, sai, insieme pensavo forse... Solo se sei d'accordo, certo. Leo, c'è un ragazzo per te. Credevo d'aver detto corto e attillato. Cosa? Niente. Forse è meglio andare. Lewis, tu non vieni? Forse vi raggiungo dopo. Beh, allora porta un idrante. Perché sarà una serata bollente. Pam! Ciao, Lewis. Hai lasciato che Cleo uscisse con quel tipo? Beh, non è dipeso da me. E invece sì.
Lei parla sempre e solo di te. Coraggio, Lewis! Tu sei meglio di quell'idiota. Davvero? Dov'è Nate? Mi ha parcheggiata. Ora gli amici, il ballo dopo. Almeno qualcuno si sta divertendo. Pensi che Lewis mi avrebbe accompagnata se si fosse ricordato che il ballo era stasera? C'è solo un modo per scoprirlo. Ora balliamo, gli amici dopo. L'ho combinata grossa, vero? Sai, c'è sempre tempo per rimediare. Mi serve un compagno per questo ballo? Woo! Vado a prendere qualcosa da bere. Sei libero? Ti va di ballare? Ehi, ora di una spruzzata. Va tutto bene, è molto importante spruzzarsi un po' di deodorante in serate come questa. Balliamo, Lewis. Festa fantastica! Sei stata grandiosa. Fortuna che non ti ho invitata al ballo. Perché? Stavi per chiedermelo? Certo, ma poi hai detto che volevi una serata grandiosa e che nulla avrebbe dovuto ostacolarti. Così ho desistito. Non era un'allusione. Davvero? No. Vieni qua, dobbiamo parlare. D'accordo. Dai, muoviti. Si è già stufato. Forse non gli piace il tuo profumo. Oh, beh, magari puoi aiutarmi. Ridammelo. 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 Oh, mi dispiace. Lo abbiamo consumato tutto. Non importa. In fondo ne avevate più bisogno di me. Sei sicura di non essere arrabbiata? Insomma, sei tutta rossa in viso. No, è l'odore della tua pelle che mi fa questo effetto. Beh, sembra più per la pressione arteriosa. Stavo solo sponsorizzando il ballo, così tu mi avresti accompagnata. Scusa se ti ho messa in imbarazzo. Non sono in imbarazzo. Sei tutta rossa. Vado a prenderti da bere. Wow! Dovresti prenderti una pausa. Perché siamo così rossi, Lewis? Dici cosa hai combinato. Non lo so, forse è dovuto alla formula. Certo che è dovuto alla tua formula. Che cosa facciamo adesso? Probabilmente è soltanto una piccola reazione allergica. Devo fare ancora altri test. Altro cerume? Potrebbe essere. Ma adesso come ne veniamo fuori? Ci hai rovinato la serata, Lewis. Guardaci! Meglio andarcene, ragazze.
Insomma, tutto sommato non si nota molto. Eccoti! Tu non sei rossa. Dai, forza, balla con me. La formula fa reazione solo sulla nostra pelle umana. Ora che siamo sirene, non ha alcun effetto. E questo in che modo ci aiuta? Proprio adesso che Byron si stava facendo avanti. Davvero? Questo è fantastico. Già, e poi sono diventata rossa come un pomodoro e l'ho abbandonato lì. Almeno lui ti mostra interesse. Tiffany, c'è una cosa che voglio chiederti. Sì, Lewis? Mi daresti un pezzettino di unghie del piede? Certo, Lewis. Mm. Avete visto tornare le ragazze? Secondo te staremmo seduti qui se fossero tornate? Beh, sono certo che torneranno. Saranno andate a casa? È successo qualcosa? Oh, mi lasci indovinare, gliel'ha detto una focena. Mi sto sbagliando, forse? Sì. Beh, no, non si sbaglia. Ho combinato un bel pasticcio. Te l'ho detto. Scienza e magia non vanno d'accordo. Sì, ma la scienza funziona la maggior parte delle volte. Allora rispondi, la scienza può spiegarti cosa succede nel tuo cuore? Specialmente stanotte. D'accordo? Ok. Tanto per parlare, diciamo che la magia esiste. Cosa fa di buono per me? Come posso usarla? Beh, chi lo sa? È magia! Ma le ragazze hanno bisogno del mio aiuto! Se la scienza non funziona e se non esiste nessun manuale operativo per la magia, allora che cosa dovrei fare? Essere loro amico. Anche se può sembrare una cosa da poco. E se qualche volta ti può capitare di sbagliare. Ma quelle ragazze hanno bisogno di un amico come te. Nient'altro. Ti ho detto tutto. Siamo tornate quasi normali. È come se avessimo usato troppo fard. A quest'ora se ne saranno andati tutti. Ragazze, ragazze, ci siete? Oh, vedo che il rossore è sparito. Giusto in tempo per aiutarci ad accatastare le sedie. Mi dispiace, non avevo idea che potesse succedere una cosa del genere. Volevo solo aiutarvi e voglio farlo ancora. Possiamo scegliere il colore questa volta? Emma, devi sapere che Byron è ancora al ballo. Lui aspetta di vedere se torni o no. Non aspetterà a lungo. Accompagnerà Miriam a casa. Se l'ha invitata al ballo, si sentirà responsabile per lei. Ma lui non l'ha invitata, è stata lei a farlo. Me l'ha detto Tiffany mentre ballavamo. Allora immagino che Miriam si sia accalappiata a Zane. Niente affatto, l'ultima volta che l'ho vista stava ballando con Nate e i suoi amici. Sul serio? Sì. Zane ha chiesto loro di tenergliela lontana. Nate chiedeva di te, invece. Sono andata al ballo con lui perché nessun altro me l'aveva chiesto. Sono io quel nessun altro? Sì. Ma tu non sembravi interessato. E la cosa mi ha dato molto fastidio. Perché io sono interessata a te. Davvero?
Che facciamo? Restiamo ancora qui o... Ormai si è fatto tardi. Byron. Cleo, non so cosa dire. Beh, sì, insomma, anch'io penso di essere interessato a te. Wow, è tipo una cosa da amici? Da colleghi? Io spero di no. No, 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 neanch'io lo penso, non volevo dire questo. Cleo, cerco solo la definizione esatta, non è facile. Affatto, già. Stai ancora cercando di analizzare tutto questo? Dopo quello che ci è successo? Hai assolutamente ragione. La signora Chatman ha ragione. No, non si può spiegare tutto scientificamente. Infatti, non proverò più a darmi una spiegazione. Voglio solo andare d'accordo con la magia. Funzionerà senz'altro. Penso che riuscirò a farmela piacere, questa magia. Abituati, Louise.